Buona serata a tutti ragazzi. Allora, aspettate che pulisco qua. Il commissariamento equivale al governo tecnico alla fine, in politica, no? E quindi sinceramente ragazzi, scusate, sinceramente. È semplice la cosa. Le istituzioni sportive, ok? Rappresentano le istituzioni nazionali. Perché poi, sapete, anche per quanto riguarda la politica, no? Si tirano sempre fuori il discorso che quando si parla di un governo tecnico, quindi non è stato eletto dal popolo, dicono, ma che cazzo dite? Il governo non viene mai eletto dal popolo. Io vorrei sapere che, per carità, è vera questa cosa, però vorrei sapere che quando vado a votare, ok, il 4 marzo si va a votare, voti il nome e il partito, va bene? Questo è questo. Quindi se io non ho votato quel nome lì, è inutile che mi rompete il cazzo perché non l'ho votato io, non me ne frega un cazzo che tutte le manfrine che fate per salvare il culo perché siete, non so, siete di quel, amate quello, quell'altro, quell'altro. No, qua si parla di una cosa etica. Non legale, se volete intendere, però etica sì, perché in Spagna una volta non hanno eletto il re, chi cazzo è, ok? Si sono trovati il paese contro. Adesso non voglio entrare nel discorso politico, però è la stessa identica cosa. La politica equivale, la politica nazionale, alla fine si rispecchia anche sulla politica sportiva. Perché non posso vedere. Allora, se voi andavate a chiedere, ok, a tutti gli italiani che seguono il calcio, ovviamente, chi cazzo volevano come presidente della FIGC, l'80% sicuro, sicuro, vi avrebbe risposto Tommasi. Tommasi? No, perché in questa stracazzo di. È una mafia davvero. In questa stracazzo, sì, perché gli altri poi rompono il cazzo con la mafia, Marotta comanda il calciomercato, Marotta non comanda un cazzo, ok? Marotta non comanda un cazzo. È l'ultima ruota del carro la Juventus in Lega, in FIGC, perché è odiata e schifata da tutti, va bene? Da tutti quelli ovviamente, da Lotito, che lui alla fine spalleggia sempre, alla fine chi comanda sopra, no? Ha spalleggiato per anni Tavecchio. Quindi la Juventus è quella che ha più robe contro in FIGC in Lega. Dovete mettervela in testa sta cosa, è sempre stato così. Ma voi continuate a sbattere. Cioè, come. Boh, io non so, è come dire, Renzi simpatizza per Berlusconi. Cioè, non ha senso, capite? Non ha senso dire che la FIGC è alleata con la Juventus. Cioè, è un contenzioso di 444 milioni, mi rompete le balle questa cosa. La mafia, se volete parlare di mafia, è questa qui, è questa roba qui. Ok, un commissariamento è una vergogna perché non è democrazia. E un'altra cosa, io penso che solo in Italia la Lega Dilettanti pesi così tanto nella decisione appunto per il presidente della FIGC. E soprattutto è una mafia anche lì perché? Perché non esiste da nessuna parte, ragazzi, che la Lega Dilettanti, ma una qualsiasi Lega, ok? Per votare il proprio candidato, dica sto qua, allora io ti voto solo se tu privilegi me. Ma che cazzo di discorsi sono? Allora, non facciamo gli ipocriti, sappiamo che in politica c'è questa cosa qui, ma non è l'elettore che dice questa cosa qui di solito, è il politicante, il politico che va a dire, guarda, se mi votate faccio questo, faccio l'altro, poi non fanno un cazzo di quello che dicono, però questo è un altro discorso. Allora, stessa cosa, qua è ancora peggio. Un elettore, tra virgolette, elettore ovviamente, dice a chi cazzo era il candidato non Tommasi, l'altro, non mi ricordo il nome, perché qua è un bordello di cognomi. Praticamente dice io ti voto se tu mi privilegi. Alla fine ragazzi, perché c'è stato il commissariamento secondo voi? No, secondo voi, perché c'è stato? Per colpa della Lega Dilettanti che non ha votato. Cioè, questa è la cosa vergognosa. Questa è una mafia. Questa è una mafia. Allora,
Vediamo se l'ho scritto a qualche parte che non mi ricordo neanche più. Ma siccome ho cambiato. Allora. Commissariamento in 6 mesi, eh. 6 mesi. Qua veramente governi tecnici ne abbiamo, sì. Qui in Italia ne abbiamo sempre. Per inculare gli altri, ok, o il popolo italiano, o il tifo italiano. Comunque noi abbiamo. Sappiamo come inculare. Cioè noi, loro sanno come incularci. Quindi alla fine. Che poi. Domandatevi perché il calcio italiano indietro, poi rompete il cazzo con la Juventus che ha preso 7 gol in 2 finali, ok? Ma la Juventus è lì almeno, la Juventus è lì, porca puttana. Continuate a metterci i bastoni tra le ruote con questo, l'altro, quell'altro, media, FIGC, giustizia sportiva, rompere il cazzo che è l'unica che tiene un po' il nome dell'Italia in alto in Europa, perché se non fosse per noi in questi anni tu cazzo eri sotto la Francia e i 4 posti in Champions League quest'anno non ce li avevi nemmeno, ok? Chiusa la parentesi. Poi domandiamoci perché. Perché c'è una stracazzo di occasione, ok, per cambiare davvero. No, ma questo è un paese veramente conservatore, non rivoluzionario, non innovativo, innovativo, chiamatelo come cazzo volete. C'era una grandissima occasione di mettere un presidente della FIGC giovane come Tommasi. No, noi dobbiamo votare i vecchi, rincoglioniti, o addirittura... addirittura, perché questo ormai succede, non si vota più un cazzo, tutti si astengono perché uno fa la guerra con l'altro, l'altro fa la guerra con quell'altro e alla fine va su uno che non è mai stato votato. Così nella politica nazionale e anche nella politica sportiva, calcistica in questo caso. Questa è una vergogna, ragazzi, questa è una vergogna. Perché purtroppo voi, puttana troia, voi non capite che molti sottovalutano sta cosa, ma non capite che il fatto di sia a livello nazionale come appunto politica, sia politica calcistica, no, voi sottovalutate questo aspetto, ma non vi rendete conto che ormai noi qui in Italia, in un paese considerato democratico, non abbiamo più potere, non abbiamo più potere, non si vota più un cazzo qua. Ok, va su chi comoda loro. Ormai è un giro. Ragazzi, è un giro qua. È uno schifo. È uno schifo soprattutto che il popolo o il cittadino italiano o lo sportivo italiano non si rivolti. Perché ci hanno fottuto la testa con talmente tante cazzate, con le rivoluzioni non hanno mai portato un cazzo, con la violenza non ha mai portato nulla, con tutte queste cose qua, no? Con... dobbiamo essere civili, dovete manifestare in maniera civile, che poi, tra l'altro, fai una cazzo di manifestazione pacifica, si volta un'altra parte e ti cagano in testa, comunque, a parte questo. Con, alla fine anche i social, hanno messo i social, adesso a livello internazionale parlo. Ma pochi popoli si rivoltano veramente a delle ingiustizie che continuano a subire. Noi siamo fessi, noi siamo fessi, come popolo lo siamo sempre stati, ma questa è veramente la dimostrazione. Dai 5-10 anni di mandati che si fottono l'uno con l'altro, poi alla fine sono sempre sugli altri, no? Il referendum del 4 dicembre di 2 anni fa, del 2016, cos'era? Renzi e la Boschi avevano detto, adesso non voglio entrare nella politica, però è tanto per farvi capire. Se perdiamo il referendum ce ne andiamo a casa. Bene, la Bosca è segretaria, adesso si candida addirittura come sindaco di Bolzano. Va bene, e Renzi è sempre ancora lì. Ok, si candida con il suo partito. Ma questo non riguarda solo la politica, riguarda anche proprio la politica sportiva. Perché abbiamo gli stessi lì, abbiamo. Abbiamo gli stessi... Ad esempio, Carraro, prima che succedesse il casino là di Farsopoli, poi si è dimesso... Però Carraro è stato presidente fino a, non so se ancora, però fino a qualche anno fa è stato presidente dell'UEFA, cioè presidente, ha lavorato dentro l'UEFA, a livello internazionale, sì, europeo. Gira e rigira, sono sempre lì, su tutti i fronti. E ripeto, quando si ha l'occasione per mettere un cazzo di giovane lì che... La prima cosa che aveva detto Tommasi cos'era? Quella è stata: voglio fare le squadre B. Quello che chiede Pallotta, quello che chiede Agnelli.
da sempre, perché poi ci si domanda perché la nostra cantera è inferiore alle altre, perché la primavera non è paragonabile a un Barcellona B, ok? La Juventus primavera non è paragonabile a un Barcellona B. Fate Barcellona B, Juventus primavera, perdiamo 15-0. Perché? Perché loro sono già abituati a giocare davanti a 25.000 spettatori, perché loro giocano già contro squadre professionistiche. I nostri ragazzi, no. Va bene? No. Era una grande possibilità, ma come sempre questo paese non le coglie mai. E poi ci mettono i prosciutti davanti agli occhi dicendo, ma tu vedi i complotti ovunque, ma non è così. Cercano sempre poi di mistificare un po' la realtà, ovviamente, perché c'è chi fa così. Va bene, va bene. Questo è il paese che ci meritiamo, probabilmente, perché alla fine ogni popolo ha le proprie, ha le istituzioni che si merita alla fine. Politiche e sportive. Bravi, bravi. Ripeto, è andato su, sul commissariamento qua, con appunto il presidente che è Roberto Fabricini qua, e sottosegretari Costa Curta e uno che si chiama, che ha il cognome Clarizia. Non so chi cazzo sia. Come vedete, Tommasi neanche sottosegretario, perché questi due che ho detto sono sottosegretari. Va bene così. Buonasera a tutti. Bel paese di